tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Al prefetto di Pesaro non sono piaciute le critiche sulla gestione dei migranti, denunciati 13 sindaci per diffamazione. I sindaci rispondono: nella lettera inviata al sottosegretario non c'è nessun riferimento al prefetto, ho chiesto un incontro con il ministro dell'interno. Dopo anni di disagi e allagamenti sono iniziati oggi i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso del rio Crinaccio. Tra poco in diretta il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, benvenuti a questa nuova edizione di Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale questa sera con la crisi istituzionale che si è creata tra il prefetto di Pesaro Urbino e molti sindaci della provincia, in tutto 13. Sono 13 infatti i sindaci che sono stati oggetto di un esposto da parte del prefetto alla procura sulla questione dei migranti. Vediamo di capire qualcosa di più nei prossimi servizi. Non è mai accaduto che i rapporti tra prefettura e territorio siano stati così tesi. Nervi tesi e fili scoperti in queste settimane tra istituzioni e politica sulla vicenda migranti e la loro gestione ed il conseguente aspetto della sicurezza dei territori, con un botta e risposta tra il prefetto di Pesaro Urbino Luigi Pizzi ed alcuni sindaci locali. Ma procediamo con ordine. Le prime avvisaglie di questa tempesta all'orizzonte c'è stata quando lo stesso prefetto si confronta con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci sulla presenza all'istituto Carducci degli extracomunitari. Ma ben presto l'aspetto della sicurezza diventa primario rispetto all'accoglienza e il sasso nello stagno lo tira lo stesso prefetto asserendo che in provincia ci sono molti sindaci che fanno dell'allarmismo sulla portata del problema. E veniamo alla famosa lettera che sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. 13 sindaci del territorio consegnano brevimano al sottosegretario all'interno Domenico Manzione in visita a Piobbico e allo stesso prefetto in busta chiusa una lettera in cui chiedono maggior sicurezza per una situazione ogni giorno più insostenibile. Altra controrisposta del prefetto che stigmatizza la lettera dei 13 definendolo un comportamento assolutamente scorretto. Ma anche i rapporti col primo cittadino pesarese nel frattempo si sono sfilacciati definitivamente per una telefonata tra le due cariche definita molto calda. E siamo arrivati così alla giornata di oggi, allorquando si legge sulla stampa locale della decisione di Pizzi di rivolgersi alla magistratura con un esposto per chiedere se i 13 sindaci possono aver commesso il reato di diffamazione ai danni proprio dello stesso prefetto. Dicevamo sono 13 i sindaci oggetti di questo esposto. Allora noi ne abbiamo ascoltati, ne abbiamo intervistati due, il sindaco di Colle al Metauro Stefano Aguzzi e quello di Cartoceto Enrico Rossi. Aguzzi, lei è uno dei 13 firmatari di questa famosa lettera che ha fatto così tanto inalberare, diciamo così, il prefetto di Pesaro Urbino. Insomma, cosa c'era in questa lettera? La gestione dei migranti è una cosa particolarmente difficile, delicata e anche molto complessa nel territorio. Faccio questo esempio per dar l'idea un po' di cosa stiamo parlando. Comune di Coglie al Metauro, dove io sono sindaco, 12.500 abitanti, ha circa 35 immigrati oggi ospitati in alcune strutture, per un costo complessivo per la collettività di 510.000 euro l'anno solo per Coglie al Metauro. Quindi parliamo di una qualcosa di enorme rispetto alle normali attività che si svolgono nei comuni. Di tutto questo i sindaci, non dico io, i sindaci in generale non sono per nulla coinvolti, infatti io prima ho detto circa 35 perché non sappiamo neanche di preciso quanti ne siano ospitati, questo attraverso strutture private e cooperative, non sappiamo che attività svolgano sul territorio, che tipo di vita conducano sul territorio, non siamo informati di nulla.
Per questo, insieme ad altri 12 sindaci, abbiamo firmato una lettera che chiedeva di fatto al Viminale, al Ministero dell'Interno, era diretta al sottosegretario questa lettera, chiedevamo quali sindaci, ma mica noi in particolare, i sindaci d'Italia, di essere maggiormente coinvolti in questa situazione, anche perché la gente poi un po' preoccupata si rivolge a noi e noi non sappiamo a volte cosa rispondere. Quindi abbiamo chiesto di essere maggiormente informati, tenuti in considerazione, anche per poter magari gestirla questa cosa, per cercare di incoraggiare anche l'inserimento sociale di queste persone, per cercare di garantire maggiormente la sicurezza e il decoro anche sul territorio. Ecco, tutto questo è la lettera che noi abbiamo fatto. Non abbiamo per nulla citato il prefetto, non abbiamo per nulla citato la e le prefetture. Con grande stupore e meraviglia stamattina vedo che il prefetto della provincia di Pesaro Urbino si ritiene leso da questa lettera, forse si ritiene, non so, scavalcato, non riesco a interpretarla bene, e addirittura dice che potrebbe denunciare alla Procura della Repubblica questi 13 sindaci. Denunciare, intanto non ho capito per cosa, quale reato e dov'è il reato, non l'abbiamo neanche citato il prefetto. Poi ritengo particolarmente grave che un prefetto, rappresentante del governo in questa provincia, apre una diatriba con i sindaci che sono i rappresentanti dei cittadini, cioè dovrebbe tutelare i sindaci sul territorio, non accusarli di qualcosa. Io spero che sia una svista giornalistica e che domani il prefetto reintervenga precisando e magari scusandosi con i sindaci di questa cosa. Nulla toglie però al fatto che io comunque domani, tramite canali che ho, informerò direttamente il Viminale e il Ministro Minniti di questa situazione, perché ritengo particolarmente grave, soprattutto se non viene smentita. E adesso sentiamo invece che cosa ha detto, che cosa ne pensa il sindaco di Cartoceto, Enrico Rossi. Allora, sindaco Rossi, in questa benedetta lettera c'è un jacuzzi diretto al prefetto o è una richiesta di aiuto per una situazione che si va sempre più incancrenendo un po' a riguardo dell'emergenza migranti / sicurezza? È una lettera molto moderata, una lettera dove non credo assolutamente si possa far riferimento al reato di diffamazione. Una lettera che ovviamente adesso per esigenze di tempo non leggo nella sua interezza, ma mi piaceva leggerne almeno il passo conclusivo per far capire non soltanto parte del suo contenuto ma anche il tenore di questa lettera, in cui si richiede un riscontro da parte delle istituzioni del Ministero dell'Interno al fine di improntare un'organizzazione rivolta innanzitutto alla sostenibilità sociale degli stessi comuni, un potenziamento delle forze dell'ordine con la reale possibilità di controllo sia sulle strutture di accoglienza sia sugli ospiti delle stesse. Inoltre, un impegno reale a chiarire quale sia il concetto e l'obiettivo qualitativo di accoglienza che una permanenza di questo tipo può rappresentare, non soltanto per i nostri cittadini, ma anche per gli stessi richiedenti asilo. Ed è per questo che la situazione che si è venuta a creare, questo inasprimento, questo irrigidimento dei rapporti tra i sindaci e la prefettura, mi spiace da un lato, dall'altro però non le nego che mi infastidisce anche un po', perché ipotizzato il reato di diffamazione, quando invece, ripeto, il contenuto e il tenore di questa lettera è stata semplicemente una esortazione nei confronti, tra l'altro, del governo centrale a trovare altre misure, non tanto di contrasto quanto di prevenzione, misure strategiche, quindi piani nazionali strategici di prevenzione a questo fenomeno dei flussi migratori che ormai perdura da tanto tempo. Quindi, ripeto, è semplicemente una lettera con contenuto e tenore in termini di esortazione a voler cercare delle misure strategiche da un lato sul piano nazionale e ovviamente di maggior controllo e di maggior monitoraggio su invece quello che è il territorio locale. E tra poco chiederemo l'opinione anche di Matteo Ricci, sindaco di Pesaro. Cambiamo argomento adesso. Oggi per gli abitanti e gli operatori turistici di Ponte Sasso è un giorno importante perché hanno preso il via i lavori per il nuovo sottopasso pedonale accanto al Rio Crinaccio.
Il sottopasso ferroviario del Rio Crinaccio, tristemente noto agli abitanti di Ponte Sasso per le vicende legate agli allagamenti e più di recente dopo l'appassamento della volta da parte di Ferrovie dello Stato per la sua difficoltosa transitabilità per chi doveva accedere al mare dalla nazionale, presto sarà solo un brutto ricordo. Nella mattinata di oggi, alla presenza di assessore, funzionari del comune, cittadini e maestranze, si è posta virtualmente, per così dire, la prima pietra del cantiere. Il quartiere di Ponte Sasso poi deve dialogare con la zona mare, deve poter accedere alla zona mare, sia per funzioni turistiche sia per funzioni legate alla vivibilità. È un collegamento pedonale, è un collegamento che può essere anche percorso con mezzi ciclabili magari a mano. Questa opera, che vedrà il suo completamento in tempo utile per la nuova stagione turistica, risponde alle istanze dei tanti abitanti che da tempo si battono per un agevole accesso alla zona mare della frazione e per gli operatori turistici che ricevono una risposta adeguata alle esigenze dei turisti. Questo sottopasso nuovo ce l'aveva promesso il sindaco. Ho partecipato a una riunione qualche tempo fa e diceva che entro il 2017 l'avrebbero costruito. E io ci ho creduto, però in passato, adesso dico, mi sa che stavolta il sindaco ci ha fregato. E invece no, ha mantenuto la promessa e sono contento, insomma, ecco. Per noi ci fa molto piacere questa cosa, speriamo che i tempi siano brevi e i lavori abbastanza fatti bene. Lo sbancamento dal piano strada andrà sotto di 2,5 metri e dal piano ferrovia si arriverà a 1,5 metri. Il tunnel a sezione quadrata poi verrà inserito nel suo alloggiamento grazie ad una particolare tecnica detta a spingitubo. Ecco, mi trovo proprio sull'aiuola a ridosso della quale verrà costruito questo manufatto in cemento armato di 2,5 metri di altezza per 2,5 metri di larghezza, una sorta di scatolone gigante che verrà spinto con dei martinetti pneumatici nel foro che verrà creato proprio sotto la ferrovia. Una tecnica altamente innovativa, è la prima volta in assoluto che questa opera viene realizzata con questa tecnica qui a Fano. Vedremo dunque il risultato. E adesso invece parliamo di un'opera proveniente dalle zone terremotate, un'opera d'arte che sarà esposta nella Pinacoteca San Domenico a Fano. Un'opera dal sicuro valore artistico ma dall'incerto autore. Il politico, che sarà in mostra alla Pinacoteca San Domenico a partire da sabato prossimo, proviene da una piccola chiesa di un comune terremotato, Monte San Pietrangeli, dal quale l'opera è stata portata via dalla soprintendenza marchigiana e messa in sicurezza. Ora, per l'iniziativa della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, la bellezza, l'arte e la solidarietà, è stata posizionata e visibile al pubblico fino al 12 di novembre. Sabato prossimo alle ore 11 presso la Pinacoteca San Domenico, apertura ufficiale della mostra con la presentazione dell'opera da parte del suo curatore Claudio Maggini, ispettore di zona della soprintendenza. Ma il dipinto rappresenta secondo me un qualche cosa di più, nel senso che ci racconta la storia delle Marche in quell'attimo, tra la fine del 400 e i primissimi anni del 500, dove il vecchio sta per finire, l'arcaico sta per finire e il nuovo sta subentrando prepotentemente. Ritengo che questo dipinto sia stato, per i tre quarti sicuramente, finito, realizzato da un pittore che a Fano si è formato e che è di cultura fanese della seconda metà del 400, sia particolarmente alla cultura fanese della seconda metà del 400 sia particolarmente vicino. Interessante operazione quella di tentare di dare l'attribuzione dell'opera grazie alle moderne tecniche a disposizione, dato che la sua paternità dai primi del Novecento ad oggi è stata data a diversi esponenti di quella che viene comunemente denominata Officina Fanese nel 1400. La presenza di questa opera per 40 giorni, per una ventina di giorni, tante persone potranno vederla, visitarla, ammirarla, perché a Monte San Pietrangeli probabilmente non sono mai andati e non andranno mai a vedere. È un'occasione unica, quindi invito davvero tutte le persone che amano l'arte, che amano la cultura in generale, in questo periodo
tutti i giorni dalle 16.30 alle 19.30, meno il lunedì, questa pinacoteca è aperta e potranno venire con calma a esaminarla. E sabato, se vorranno, potranno venire sabato 7 ottobre alle 11 a sentire cosa ne pensa anche Vittorio Sgarbi. E oggi si è conclusa anche l'iniziativa denominata Itineris, un'iniziativa che porta in una sorta di viaggio tra costa ed entroterra i viaggiatori alla scoperta delle nostre eccellenze. È tra le iniziative estive più riuscite in assoluto e da quando è stata istituita Itineris registra ogni anno un numero sempre crescente di partecipanti. La suggestione è quella di far toccare con mano ai suoi partecipanti le realtà produttive della zona in ambito enogastronomico ed artigianale, rendendoli per una giornata parte integrante del territorio che li ospita o dove abitano. I viaggiatori del gusto che vi aderiscono vengono letteralmente portati nelle aziende o nei siti produttivi e coinvolti nella vita aziendale, regalando loro così un ricordo particolare e indelebile che porteranno a casa loro. Fano, come tutto il resto delle Marche, è una città veramente bella da gustare perché offre tanti spunti interessanti a livello enogastronomico e quindi ci sembrava un peccato non partecipare a queste deliziose iniziative. Mare e collina uniti così da un invisibile filo rosso dell'accoglienza che sarà sempre di più il biglietto da visita di questo distretto turistico anche per il futuro. Oggi davanti allo yacht di Fano un raggiante Luciano Cecchini ha accolto l'ultimo equipaggio di quest'anno. È andata molto bene, abbiamo avuto una bella accoglienza da parte dei turisti e dei produttori che sono rimasti molto contenti. Sono più contenti i produttori o i turisti? Quali dei due? Allora, i produttori che riescono a vendere e far conoscere queste eccellenze che abbiamo della nostra entroterra e naturalmente i turisti che hanno qualcosa da raccontare, perché il turismo non è solo mare ma anche entroterra e noi ne vendiamo tutti i giorni qualche cosa. Allora, state con noi, giusto il tempo di un po' di pubblicità e poi torneremo in diretta con Primo Cittadino e il sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Se volete intervenire in diretta potete farlo allo 0721 86 14 33 oppure potete mandarci un sms oppure un messaggio WhatsApp, mi raccomando sempre brevi, sintetici e chiari, al 338 4968 250. A tra poco!